Il mondo è fatto di emozioni, a me piace l'emozione, emozionarsi è tutto, emozionatevi. Il mondo è fatto anche di pace, serenità e fratellanza. Questo è un luogo sacro per tutti. È un luogo veramente ben fatto perché riesce a riunire le diverse mentalità che girano intorno al Mediterraneo. Insomma. Lo scopo di questo museo è veramente apprezzabile, meraviglioso direi, veramente. Un luogo incredibile, bisogna visitarlo per capire che cos'è, a parole non si può dire. È molto bello anche perché si riescono a condividere molte culture. Speriamo che i propositi di questo museo si avverino. Ecco un modo nuovo per parlare della pace, dell'unione tra i popoli. Molto vario, molto bello, molto emozionante. Io l'ho trovato molto interessante, uno spaccato del Mediterraneo che esiste e che vale. È una delle cose più insolite che abbia mai visto, ma devo dire che colpisce profondamente. È un museo insolito, molto bello, tecnologicamente molto all'avanguardia, va visto assolutamente. È veramente fantastico, un'emozione fantastica. Beh, non mi sarei mai aspettato a Napoli di trovare una realizzazione di tal fatta. Sulle emozioni sono pienamente d'accordo, ma mi piacerebbe approfondire di più, ma occorrerà tanto tempo e io mi riprometto di essere presente qui spesso. Con grande piacere. È la dimostrazione vivente di come la volontà di un uomo possa anche tentare di cambiare la storia. Ce l'ho detto. Allora, grazie al Rotary Parioli di Roma, grazie della visita. Grazie, grazie. Per noi. Ovviamente siamo qui fino alle 3:30, quindi chi vuole chiedere. Io volevo fare una proposta al professor Cavasso, dato che noi siamo il Rotary e il Rotary si batte per la solidarietà, la pace nel mondo, l'amicizia e la fraternità. Nel darle il nostro gradiardetto, che ci auguriamo voglia appendere in questo meraviglioso museo, noi ci auguriamo anche se questo museo vuol fare una forma di apparentamento anche con il Rotary, perché per la pace noi siamo ovviamente, cioè una forma di gemellaggio. Noi siamo, come lei sa, in tutto il mondo, quindi ci piacerebbe che anche il Rotary, in particolare il nostro Rotary Parioli, non so se avete altri gagliardetti di altri. No, è il primo. È il primo. E quindi guardi, io glielo do anche a lei di essere primo. Grazie. La prossima, tra una 2 settimane, abbiamo l'assemblea e quindi io porterò, se lei è d'accordo, con la proposta piacere di un gemellaggio tra il Museo della Pace e il nostro Rotary. Grazie. Grazie a lei. Storie di pace. Protagonisti sono quegli uomini e quelle donne del Mediterraneo che hanno dedicato la loro vita al bene comune.